Non è la prima volta che vengo qui a Medicina, ma non è la prima volta quindi che faccio vedere un mio film ai pazienti e mi fa molto piacere, cioè, da avere rispetto per chi fa questo mestiere, intanto in questo posto, quindi cerchiamo di portare divertimento e un'apertura sul mondo esterno a chi sul mondo esterno non ci può arrivare in questo momento. Io ero tesissima, non lo so, c'è una forte emozione, poi di lavoro tendenzialmente cerco di far ridere le persone e la risata è uno strano cortocircuito che succede dentro al corpo umano, no? Che forse per quell'attimo non ti fa pensare a niente o comunque ti fa staccare la spina, no? Insomma, forse sì, è simile a una medicina. Sul film allora abbiamo capito che sei pagato dalla Proloco praticamente. No, un territorio al quale sono molto legato, sì, al quale devo anche tanto dal punto di vista proprio della formazione. Credo di aver imparato delle cose, insomma, dal punto di vista della comunità. Ecco, sulla comunità qualche lezione, paesi così piccoli ce la possono dare, insomma. Mi sono un po' forse ritrovata dentro una sorta di villaggio e quindi di Luna Park e questa umanità che ha partecipato al film, no? Ha partecipato con una verità che paradossalmente è la stessa verità che porta l'attore, perché quello è. Noi facciamo finta di essere, loro sono veramente, quindi è stato un incontro magico.